Ben rientrati in studio con la pagina sportiva, iniziamo con un'anticipazione della trasmissione Due tiri liberi con, che vede protagonista Andrea De Nicolao, ex play della Pallacanestro Varese ed oggi play nel Venezia. A Campo San Piero, comune in provincia di Padova, è nato anche Andrea De Nicolao, con cui ho l'onore di tirare i due tiri liberi di questa sera. Torniamo un po' con la memoria alla tua esperienza varesina. Guarda, sono stati due anni veramente indimenticabili, indimenticabili come il nome che è stata data alla prima annata, alla mia prima squadra, dove purtroppo non riuscimmo a vincere niente, anche se ci meritavamo di vincere qualcosa, ci meritavamo qualcosa perché avevamo fatto una stagione incredibile, una stagione bellissima, una stagione divertentissima, dove la città veramente ci ha accompagnato in qualcosa di magico che tutti noi ricorderemo per sempre, anche se non siamo riusciti a vincere niente. Questa è la cosa incredibile, perché tra noi giocatori di quell'annata ancora ci sentiamo, ancora ci messaggiamo, ancora ricordiamo con grandissimo piacere quell'annata come una delle migliori, nonostante non abbiamo vinto appunto un trofeo. E credo che la magia che si possa vivere in città varese, che respira di pallacanestro, dà ai giocatori una carica e trasmette a noi una passione, una voglia di pallacanestro che è incredibile, e questo ti dà una spinta emotiva incredibile all'interno del campo. Infatti a Masnago non si vinceva mai da avversari. C'è un camp che sta per partire e di cui tu sarai protagonista? Sì, ho finalmente avuto l'ok per ripartire con il mio Denic Camp, siamo alla nona edizione, anche quest'anno ho voluto comunque farla nonostante tutto, perché voglio dare un aiuto alle famiglie, voglio aiutare questi ragazzi che hanno una voglia incredibile di pallacanestro, voglio poter dare un segnale positivo a tutti quanti, un segnale positivo di ripartenza, perché c'è bisogno di questo, c'è bisogno di questi segnali. I ragazzi è mesi e mesi che mi scrivono: dai, quando lo facciamo, riapri per piacere, che noi vogliamo venire. E sai, dopo tutte queste grandi richieste, tutte queste grandi, quella grande voglia che percepisco attorno a me e comunque positività nella ripresa, non potevo fare altro che rimettermi in moto, e appena ho avuto l'ok qualche giorno fa abbiamo ripreso le iscrizioni. Adesso un po' alla volta stanno arrivando tutte e vedo che i genitori e i bambini stanno rispondendo con grande, grande passione, con grande voglia. Per il calcio, il nostro barra eccellenza, Milano City, a rischio retrocessione? Ascoltiamo Mattia Andriolo. Questa decisione a sorpresa della LND di fatto dare 4 retrocessioni alla Serie D, insomma, vi ha davvero sorpreso, ha sorpreso un po' tutti e ci ha un po' anche spiazzato. Siamo un po' arrabbiati, ma la vettura sta passando, il dispiacere aumenta però. Ecco, adesso siamo in attesa del 4. Ci sarà questo consiglio, vediamo un po' cosa ci verrà detto. Di sicuro in questi mesi stiamo già programmando la stagione prossima, pensavamo di fare la Serie D, siamo trovati questa doccia fredda e adesso valuteremo un po' cosa fare. La società e in primis me con la proprietà non vogliamo fare l'eccellenza, non vorremmo fare l'eccellenza. Questo è il nostro pensiero. Quindi insieme a tutte le altre società abbiamo creato un gruppo che si chiama Salviamoci. 31 società fanno parte di questo gruppo e quindi andremo avanti, cercheremo di lottare fino alla fine. Ecco. Come li vivrai, insomma, questi giorni? Con un po' d'ansia. Con un po' d'ansia, ecco. Io comunque sono arrivato a dicembre a Milano City, ero in Svizzera, ero a Chiasso a fare il direttore generale del settore giovanile. Ho fatto questa scelta perché comunque il progetto è importante e volevamo comunque salvarci per poi provare a fare qualcosa di bello assieme, ecco. Questa era un po' la linea della società. Trovarsi dopo 4 mesi, 3 mesi, dopo aver ristrutturato tutto, cambiato 10 giocatori e tutto il resto, aver creato comunque un gruppo importante, non è facile, ecco. Aspettiamo con ansia giovedì e sicuramente in questi giorni cercheremo di arrivare ancora ai piani alti, a cercare di toccare un po' la sensibilità di queste persone che dovranno decidere, e speriamo che scelgano la cosa più giusta, ecco, a valorizzare il campionato che fanno quelle che sono in testa alla classifica, comunque i piani alti, ha un senso. Danneggiare quelle sotto, secondo me, in questo momento non è la più cosa giusta. È logico e normale, probabilmente, che io lo dica nella mia situazione, ma credo che in ogni ambito valga questa cosa, ecco. Anche con la pagina sportiva abbiamo terminato. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento insieme a Rete 55. Grazie, arrivederci.